Allora, ragazzi, è finito il lavoro di attore, dell'attore Navalny. Il suo lavoro l'ha fatto, anche bene. Adesso dobbiamo passare ad altro. Vediamo un po' chi era Navalny, ragazzi. Un pupazzo, ovviamente, come tutti. Ora conosce. Qui vediamo la madre. L'audio non ci serve. Questa è la madre, ragazzi, dopo che ha scoperto che il figlio è morto. Vediamo quanto sta soffrendo, ragazzi. A 603 there, I saw. Ecco, la madre è distrutta proprio, sta straziante questa immagine, proprio devono sostenerla perché proprio è scioccatissima. Ecco, vediamo la madre, proprio non ce la fa proprio nemmeno a stare in piedi perché è proprio distrutta dal dolore. Vediamo questa camminata proprio frenetica e straziante proprio. E ok, ringraziamo il giornale del Rettile. Vediamo chi era Alexei Navalny, ragazzi. Ci ho fatto anche video tempo fa, insomma. Solo dei zombie non possono capire, insomma. Allora, guardate, la sua educazione da Yale University, ragazzi. Siamo ad altro. Navalny refused to apologize, quindi lui, come ogni politico che all'inizio deve acchiappare un po' di pecore, no? All'inizio era contro l'immigrazione, un po' come fa in Italia Salvini, no? Che prima era oh, fuori tutti gli stranieri, eccetera. Poi una volta che vanno al potere, cioè, piano piano si smussano un po', no? E praticamente lui era talmente contro, proprio acchiappare un po' di pecore, no? Contro gli immigrati, che addirittura diceva proprio di farli fuori, di ammazzarli proprio, diceva, no? All'inizio. Poi dopo si è un po' scusato perché ovviamente serviva solo per acchiappare un po' le pecore, no? Passiamo alla prossima. E lui, ragazzi, lui riempiva proprio le folle, proprio stavano lì nelle piazze piene, proprio perché lui riusciva anche a tirar fuori miliardi quando doveva tipo finanziare la sua campagna elettorale, eccetera, no? E tirava fuori 100 pun 103,4 milioni di rubli, che non so quanto cazzo sono, ragazzi, ma sono tanti. E dice che ha fatto questo grazie proprio a 20.000 volontari che si passavano i volantini, ragazzi, e andavano ad attaccare i manifesti. È tutto così, ragazzi, nessuno lo spingeva, ha fatto tutto da solo, ragazzi. Sono anch'io veramente scosso da questa notizia, ragazzi, perché questa persona ci ha appena lasciati, ragazzi. E lui era per la democrazia, era contro Putin, ragazzi. E tutto questo, guardate le folle, ragazzi. Le folle di folli, ragazzi, mascherati qua. Guardate, guardate, le folle di folli mascherati, ragazzi, per le strade, erano pro Navalny questi, ragazzi. Era il lontano 2021, ragazzi, quando il panorama era stato spaventato come il coglione. Ah, e poi ovviamente qui ci dice che dopo si era scusato per quello che aveva detto contro gli immigrati, ma ormai, insomma, le pecore hanno memoria corta, ovviamente. E vai all'altro, per favore. No, quest'altro, scusi. Allora, lui è anche a favore dei matrimoni dello stesso sesso, diciamo. Certo, ovviamente. E è a favore anche di un'espansione dell'Eurasia, diciamo dell'Unione Economica dell'Eurasia, quindi anche pro-Europa, come vedremo anche dopo. E quindi lui è un pro. Ha parlato anche in supporto del Black Lives Matter protest. Vedi che non l'avevo manco segnato, ragazzi. E invece, capite, mi stava sfuggendo questa perla qua.
Andiamo alla prossima e parlo, ragazzi. A questo punto andiamo proprio così perché non vorrei. Qui, siccome ce l'ho segnato tanto, non vorrei che poi mi si. Allora, andiamo ai awards and honors. Diciamo chi è che ha dato, diciamo, dei premi a questo pupazzo, no? È già quello lì, insomma, TT. Ok. No, no, scusate, ragazzi, non vorrei che. Cioè, questi hanno dedicato una piazza. Oh, cazzo. Cioè, a Praga gli hanno proprio dedicato. Con questa bella vista Alexei Navalny. Con il cazzo del rettile, quello che sarebbe il giglio. Dettagliucci. È la palla, insomma, che domina tutto il mondo il rettile. Ma, insomma, il rettile dedica una piazzetta lì a Praga a Navalny. Cose belle, mi erano sfuggite adesso. Allora, Navalny, ragazzi. Era un fellow al Yale University, è un World Fellows Program, che l'obiettivo di questo fellowship, di questi rettili, era di creare un network globale di leaders emergenti e, diciamo, di aiutare alla comprensione internazionale, cioè, insomma, il nuovo ordine mondiale, ragazzi. Allora, il 2011 il Foreign Policy Magazine, quindi proprio Foreign Policy, no? Come si chiama quella CFR, Foreign Exchange, quindi Foreign, tutti questi Foreign devono diventare amici stretti. Magazine, name, oh, vediamo, ragazzi, Foreign Magazine. Foreign Magazine è il rettile, ragazzi, forse non avete idea di che cazzo stiamo parlando qua. The Washington Post. Non so se voi vedete, ragazzi, avete occhi. Foreign Policy è un'autorevole rivista statunitense dedicata a relazioni internazionali. Relazioni internazionali, nuovo ordine mondiale. La sua pubblicazione con cadenza bimestrale avveniva originariamente a cura della Fondazione Carnegie Endowment for International Peace, ma è ora di proprietà di The Washington Post. Quindi questa gente, ragazzi, l'ha premiato, vediamo cosa, l'ha premiato Navalny come i top 100 global thinkers, cioè i pensatori mondiali. In pratica, perché stanno shaping the new world of government transparency, capito? Il nuovo mondo, ragazzi, che sarà un mondo di trasparenza. Quindi, anche il Time Magazine 2012 l'ha messo come the world 100 most influential people, cioè 100 persone più influenti, più influenti, diciamo, del mondo, ragazzi. E questo è il nostro eroe, ragazzi, che danno le pecore. È stato anche nominato per il Nobel, non ha vinto per poco, però insomma è stato nominato. Allora, David Sassoli, ragazzi, il rettile vostro, questo, vostro, insomma. A voi vi capita di stare questi rettili qua, siete capitati in questo ovile italiano. Di questo video qua, uno dei rettili che vi gestiva c'era questo Davide Sassoli, che sarebbe morto, e il presidente del Parlamento ha annunciato che riconosce i Navalny come un sense proprio tirelessly against the corruption of Vladimir Putin's regime. Cioè, lui proprio si è ammazzato, questo Navalny, diceva Sassoli, Rettoli, diceva, si è ammazzato contro il regime di Vladimir Putin, e gli ha dato un Sakharov Prize. Il rettile gli ha dato al rettile i rettili si premiano da soli, ragazzi, perché ovviamente. Dire. Allora, all'inizio Navalny, ragazzi, era un ateista, poi dopo diventò un ortodosso della Chiesa ortodossa russa, e dice che lo fa sentire
parte di un qualcosa di universale. Ragazzi, questo è anche lo scopo, anche fra le tante cose della religione, che poi tra l'altro si stanno unendo, un'unica religione, faranno piano piano. Però ecco, questo è la religione, potenzialmente ha anche un così, se tu lo vedi, a te ti unisce con una persona che manco conosci, che si trova nell'ovile che si chiama Italia, questo concetto di Italia, di essere italiani, no? Anche se non la conosci, cioè. Invece la religione va ancora oltre, perché racchiude molto più ovili, nazioni, diciamo. E quindi questo è quanto. Quindi abbiamo visto, ragazzi, Navalny è premiato da rettili left and right, e questo era il suo partito, che era ovviamente pro-Europa, era anticorruzionista il partito e pro-europanista, europeanism, pro-europeanism, e anche riformista lui, ragazzi, attenzione, il rettile riforma sempre per non fare mai un caso, ovviamente, anzi. E qui vediamo, ragazzi, semplicemente immagini che dovrebbero parlare più di 1.000 parole, ragazzi. Queste sono le piazze piene, ragazzi. Le piazze piene, con i guanti anche qua. Le telecamere piene, i poliziotti pieni, pieni che gli danno, guarda, guarda i poliziotti, guarda come ride il rettile, ragazzi. Questo è il vostro, insomma, delle pecore, molte pecore anche qui pensano che Putin lo abbia ucciso. Questo è il suo training. Eccoci qua, ragazzi. Qui abbiamo la cazzo di Fenice con due teste. Qualcuno direbbe aquila con due teste, però si trova anche nella Bibbia dei massoni, diciamo. E qui vediamo il rettile, ragazzi, così, piazze piene, come vediamo qua, ragazzi, guarda, anti-Putin lui, e guarda, faccia da rettile anche, ovviamente, perché non è che possono scegliere uno con la mia faccia, diciamo, scelgono uno bello, un angioletto così, diciamo, da ipnotizzare per bene, la pecora, ovviamente, e il rettile ride di noi coglioni, che ancora. Eccolo qua, guarda. Guarda come alza il dito lui, ragazzi, come alza il dito. C'ha anche il guanto da boxer, da kickboxing proprio. E insomma, ragazzi, il sistema sta tremando, ragazzi, perché il Naval. Continuate a dormire anche voi, Pyro. Io ho messo qua su Getty, ragazzi, trova foto di Navalny, ho messo semplicemente, perché su Getty, ragazzi, come anche su altri motori di ricerca, se così, di foto, puoi trovare foto veramente che non girano più di tanto, cioè sono foto che tu le puoi comprare, per dire, però ti trovi foto che magari su Google non ti escono, no? E quindi vedi roba veramente per dire, no? Cioè, se io avessi tempo e voglia di andare avanti, insomma, però mi basterebbe, diciamo, così, senza analizzare più di tanto, ragazzi. Anche solo le immagini parlano 1.000 parole, ragazzi. Guardate, ragazzi, se voi non capite il benessere, il giornale, la cazzo di legno costoso qua, quelle tende costosissime. Se voi non capite questo, ragazzi, non c'è bisogno di andare a debunkare questo, ragazzi. Cioè, se voi non capite che questo qua è tutto un teatro, se voi non lo capite questo, pecore, siete dei coglioni, insomma. Siete totalmente dei coglioni. C'è poco da dire, insomma. Siete ormai fottuti di cervello. Guarda, è il teatro qua. Guarda come sta tremando, perché lo stanno giudicando. Cioè, il rettile sta giudicando il rettile, ragazzi. Guarda. Guarda il benessere qua, guarda, ogni volta che vedi una foto vedi gente, vedi benessere, vedi teatro di questo genere qua. Non vedi la morte dietro al collo, per dire, eh? E qui vediamo il cazzo di pecore, ragazzi. Cala qui, ho messo
Ma questo non è una donna YouTube. Se tu vorresti cancellarmi il video perché c'è una nudità qua. Ma questo qua non è più è una donna questa? È una meba, diciamo, no? Che ci casca, diciamo, e a favore di Navalny questo essere qua, diciamo. Il sasso forse è più interessante di questo. Di questa gente qua, diciamo, ecco, bruciamo il dittatore, ragazzi. Questi qua, ragazzi, questi qua, se il sistema gli dice di essere così brave, coraggiosi, questi lo fanno. Ma se il sistema gli dice così, rompiamo il culo. Cioè, sono veramente degli ameba, ragazzi. Cioè, qualsiasi cosa gli dice, la pecora fa. La pecora capisce che può parlare male di Putin perché non gli succede niente, e lo fa. Questi qua, questi mostri qua in divisa, ovviamente, se hanno l'ordine di farti male, ti fanno male. Non è che questo pezzo di ferro che ce l'hanno qui addosso ce l'hanno lì per niente. Ce l'hanno così tu capisci che certe cose le puoi fare. Quando dobbiamo fare teatro, facciamo finta che ti seguiamo, vieni qua a caso che ti prendo, fa qua il poliziotto qua. In realtà non gli fa un caso, ovviamente, perché una così, ragazzi, ci avrebbe paura anche della propria ombra se veramente si trattasse, insomma, di quando è così, ragazzi, cioè, di che cazzo stiamo parlando? Bene, YouTube ovviamente non lo lascerà questo video perché ci dirà che ci sono nudità, ovviamente, ma non vorrei fare la vittima, ragazzi, andate a fanculo YouTube e tutti voi che siete così zombie da non capire questo cazzo di teatro. Guarda, guarda come lo stampano su giornali Esquire. È tutto, cioè, guarda che roba, guarda che bei occhi che c'è, guarda, guarda. Dovete morire, pecore di merda. Anzi, siete già morti, scusate. Ecco, questo è il vostro eroe. Gli occhi blu. Basta poco per ipnotizzare la pecora, occhi blu. E la pecora è fatta. Ciao, ragazzi. Che dire, alla prossima, teatro del rettile. Però, ragazzi, il fatto che loro leviamo sta pecora, non si può vedere, chi cazzo poi ha messo tutte pecore, chi posso lasciare, chi cazzo posso lasciare. Guarda, guarda, ragazzi, ma tutte le immagini combattente questa, ragazzi, guarda, questa c'è la faccia da chi sta rischiando la vita, questa. Guarda come è tutta truccata, ragazzi, i capelli tutti fatti per bene, vestita in un certo, con una certa eleganza, eccetera. E questa qua, guarda questi qua. Questi ovviamente hanno ordine dal rettile da. Ragazzi, non fate un cazzo a questa gente, è tutto teatro qua, ragazzi. E loro ovviamente, venga, con molta delicatezza, e possiamo, si può vedere la delicatezza nel suo volto che sta ridendo, ragazzi. Questo queste sono le pecore, ragazzi. Però tutto questo, ragazzi, cioè, se lui ci sbattono questa morte di questo pupazzo. Mettiamo la foto giusta un attimo. Mettiamo la foto giusta. Se loro ci piazzano la morte di questo pupazzo qua, e come se il cattivone Putin l'ha appena ucciso questo, significa che è come se stanno sempre di più aumentando questa pressione, perché a un certo punto devono far fuori questo Putin, no? Farlo fuori, ovviamente, a nessuno succede niente. E quindi speriamo che sia questo, diciamo, la cosa, e ce lo fanno fuori, però qualcosa mi dice a me che Putin farà ancora più il cattivello di quello che ha fatto, che avrebbe fatto con questo. E molto probabilmente ci butterà quella bomba che tutti ci aspettiamo. Bomba che sarà ovviamente inesistente, ma semplicemente se il rettile dice: oh, è caduta una bomba e l'aria è tutta irrespirabile, perché tu sei asintomatico, cioè tu hai respirato i fumi della bomba di Putin e praticamente non lo sai, ma tu in questo momento stai per morire e stai facendo morire anche altra gente intorno a te, perché sai tutta questa contaminazione nell'aria, eccetera. Quindi quello sarà brutto, ragazzi, finché ci sono questi teatri così, vabbè.
quando faranno qualcosa come il 2020, ragazzi, o anche peggio, perché il rettile si supera sempre di più, non passa proprio gradualmente, allora ci sarà da piangere. Beh, ragazzi, ringraziamo il rettile che ci ha fatto vivere un altro giorno su questa ovile. E grazie, rettile, per averci fatto questo un altro giorno di sole, addirittura non ci ha messo nemmeno le scie chimiche oggi. Ringraziamo, ragazzi, questo possiamo fare. Ringraziamo il rettile tutti quanti. Grazie per averci fatto vivere un altro giorno in questo cazzo di manicomio. Grazie, rettile.